Non è stata certamente l'inagibilità dell'edificio di culto dedicato a San Rocco ad attenuare la grande devozione che la comunità di Prato Lapeligna nutre per il santo. Anche quest'anno chiesa chiusa per i danni subiti dopo il sisma del 2009, ma l'amato San Rocco è stato portato prima nella piazza più vicina per la Santa Messa e poi in processione per le strade cittadine. Un momento molto sentito che ha fatto riaffiorare i ricordi dell'infanzia. In tanti hanno partecipato alla celebrazione mentre attendono con ansia la riapertura della chiesa. Per il momento l'amministrazione comunale non si sbilancia, ma ribadisce solo il forte impegno per portare a compimento il piano di ricostruzione. Purtroppo questa è una chiesa inagibile dal 6 aprile 2009. Stiamo cercando di trovare altre strade affinché anche questa venga, come dire, inserita in un piano di ricostruzione degli edifici di culto. È un impegno dell'amministrazione, non siamo molto lontani da questo obiettivo, ma per adesso, insomma, ce lo diciamo così, ma non è ancora nulla di certo. Certo, l'impegno di questa amministrazione è che anche questo quartiere possa riavere la sua chiesa. Sul piano della ricostruzione, per quanto riguarda gli edifici residenziali, siamo arrivati ad avere altri 5 milioni di euro. Per quanto riguarda le chiese, la situazione non è ancora chiara. La valuteremo nei prossimi giorni alla ripresa dei lavori con la Corte. Ci stiamo praticando a tutte le autorità politiche, civili e anche religiose per cercare di riaprire questa chiesa. È una chiesa questa che era molto frequentata, specialmente dalle persone del quartiere, specialmente le più anziane che non potevano andare nella chiesa. E da allora molte persone non sono andate più in chiesa, tanto che la comunione gli viene data in casa. Partendo da Prato Lapeligna, l'appello alla prossimità. L'uomo oggi cerca sempre più se stesso ed esprime il suo potenziale egoista e San Rocco invita tutti, piccoli e grandi, all'esercizio della solidarietà. In questo modo, oltre a ricostruire gli edifici, si risanano anche i cuori. Questa giornata è molto importante per i pratolani, in quanto, appunto, come ben detto, la chiesa ormai è inagibile, però San Rocco è sempre nel nostro cuore. E vogliamo sempre continuare a mantenere viva questa tradizione. Pratola vuole far sapere a tutti quanti che c'è ancora voglia di andare avanti, di pensare al futuro, pensare positivamente al futuro e cercare di crearne uno che sia il migliore per tutti. San Rocco è un esempio per tutti, anche per i più giovani, è così. Il comandamento dell'amore ci insegna San Rocco, che dà senso alla vita, insomma. La devozione che si sente qui nel comune Peligno. Sì, si sente molto e, insomma, diciamo, San Rocco intercede per noi. Speriamo che la Chiesa li aggiustano subito. Cerchiamo di fare il nostro meglio per riaprirla, ma con questa crisi non si può, ma cerchiamo il meglio di farlo. Io veramente sono 39 anni che sto a Pratola, però Santo Rocco so che è un grande santo e cura molte malattie. Tutti gli anni assisto a questa bella messa, alla processione, perché mi piace molto e mi ricorda la mia infanzia a Infanzia, siamo della Pratola.